Finalmente. Fede, caffè? Primo giorno che riesco a lavorare. E tu guarda, si può mangiare anche dentro. Hanno fatto... No, sono rimasto esterrefatto. Da oggi anche dentro, fortunatamente sì. Con l'aria condizionata e tutto possiamo utilizzare anche la zona interna. Sta andando bene. Bene, bene, bene. Fortunatamente c'ho pieno. E fortunatamente noi stiamo lavorando. Grazie a Dio, speriamo bene che continui così. Un ritorno alla normalità, dai. Per ora la gente continua a preferire star fuori. Secondo me si sta abituando anche a star fuori, eh. La gente lo sa che può mangiare dentro? La gente lo sa, ma non mangiano dentro, perché adesso è venuto il caldo, tanti hanno paura ancora. Ma molti lo chiedono, che ma si può prendere finalmente le cose dal bar? Sì, sì, oppure molti dicono, me ne vado fuori. No, guardi, può restare. Bene, bene, siamo tutti contenti. Io sono vaccinata. Fa tanto. Alla grande, dai, molto molto meglio. Pienissimo di gente. Quindi insomma, si sta attenti ma si ricomincia. Si sta attenti e si va avanti, poi la gente si vaccina, di conseguenza basta, ciao. Autostrade, strade, permettendo lavori, il tempo ci aiuta, noi lavoriamo, la gente risponde, ha voglia di uscire per fortuna. Dai, finalmente bene, perché è arrivato il bel tempo, è arrivata tanta tanta gente, tanto è vero, come puoi ben vedere, siamo riusciti a riempire un maxi Dehors con la speranza di poterlo riempire ancora maggiormente. Quanta gente avete? Ma più o meno viaggiamo sui 400-500 coperti a turno, dai, che riusciamo a fare anche il doppio turno. Ovviamente attenendoci scrupolosamente e tassativamente ai dettami imposti dal regolamento, però la gente viene, viene assolutamente. La gente ha implementato anche il come doversi comportare, sai, dal andarsi a disinfettare le mani, a tenersi il tavolo da quattro, alla distanza di un metro l'un per l'altro. L'anno scorso bisognava ricordarlo. L'anno scorso sì, invece sai, bisognava fare molto più, prestare molto più attenzione e ricordare ai clienti tutti questi dettami. Invece fortunatamente quest'anno sembra che stia andando tutto molto più sciolto.